Buon pomeriggio e ben ritrovati a JLive, una nuova puntata del nostro programma pomeridiano in diretta. Saremo insieme fino alle 17, come ogni giorno, per parlare di vari argomenti con gli ospiti che si susseguiranno durante questo appuntamento. E saranno diversi appunto i temi che tratteremo. In apertura è già qui con noi il primo ospite di quest'oggi e lo ringrazio introducendolo immediatamente, il sindaco di Pineto Robert Verrocchio. Buon pomeriggio. Buon Grazie pomeriggio. sindaco, benvenuto per soprattutto parlare del caso che si è creato attorno all'area marina protetta Torre di Cerrano, insomma con questo stallo che vive l'ente in quanto non si riesce a nominare, ad eleggere il nuovo presidente del consiglio di amministrazione. Per via, insomma, delle contrapposizioni politiche proprio all'interno, no, del CDA e delle ovviamente rispettive parti politiche che sono rappresentate dai consiglieri d'amministrazione. Ci arriviamo subito anche perché lei è reduce, tra l'altro, da una commissione di vigilanza regionale che questa mattina si è occupata proprio del tema e magari ci darà qualche aggiornamento proprio su questo. Prima però mi permetta di dare subito in diretta gli aggiornamenti ai nostri telespettatori che riguardano i contagi da coronavirus di oggi sul territorio della regione Abruzzo, perché da pochi minuti è stato diramato il bollettino della regione che parla oggi di 268 nuovi casi e 5 decessi. Qualche dato più nel dettaglio, si parla appunto di 268 nuovi casi nel territorio regionale su un numero di circa di oltre 5.000 tamponi eseguiti, cioè anzi di oltre 6.000 tamponi eseguiti, perché sono 3.914 molecolari, 2.271 gli antigenici. La percentuale di positività oggi è del 4,3%. Di questi 268 casi, a livello provinciale, diciamo, il numero maggiore li ha la provincia di Chieti con 131 contagi, segue Pescara con 61, la provincia di Teramo con 47 e quella dell'Aquila con 43 nuovi casi. 5 vittime, come dicevamo, di età compresa tra 61 e 91 anni, 3 della provincia di Chieti, una in provincia di Pescara e una in provincia di Teramo, per un totale di decessi che dall'inizio dell'emergenza raggiunge i 1.446. Le note liete arrivano invece dal fronte degli ospedali, perché continuano a diminuire in questa fase. I ricoveri sono meno di 400, per l'esattezza 399 pazienti in terapia non intensiva, dunque nei reparti dell'area medica, con 3 unità in meno rispetto a ieri, mentre restano invariati 40 i posti letto occupati in terapia intensiva. Quest'oggi, tra l'altro, anche il direttore generale della ASL di Teramo, proprio ai nostri microfoni, in un'intervista andata in onda durante il nostro telegiornale, ha confermato questo trend e ha detto che negli ospedali teramani restano soltanto 2 persone attualmente ricoverate in terapia intensiva. Un quadro che lentamente, diciamo, va migliorando, ma non bisogna abbassare la guardia, no, sindaco? Sappiamo che in capo a tutti noi adesso ancora la responsabilità, in attesa insomma che arrivino i vaccini, con la speranza che a questo punto possiamo dire speriamo entro la fine dell'anno insomma di Se non ci sono poterci intoppi con i vaccini. tranquillizzare. Sappiamo anche insomma che la stagione che vediamo di fronte sarà molto simile a quella che abbiamo vissuto l'estate scorsa, ovviamente sperando che non vi siano peggioramenti, ecco, dal punto Certo. di vista del livello dei contagi. Tra l'altro da domenica si dovrebbe tornare in zona gialla. Marsilio oggi Incrociamo le dita. ha anticipato appunto il rapporto della cabina di regia di domani, quindi anche questo dà un Abruzzo in zona a basso rischio e quindi sicuramente miglioreranno un po' di cose, però non, come diceva lei sindaco, insomma non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Veniamo invece al tema per cui lei è qui oggi soprattutto, appunto la questione dell'area marina protetta Torre del Cerrano. Allora, iniziamo un po' dall'attualità, appunto, cioè l'incontro di questa mattina, la convocazione della Commissione di Vigilanza Regionale che si è occupata proprio di questo, se non sbaglio su richiesta del consigliere regionale Dino Pepe, è stata convocata l'audizione. Insomma, i fatti sono quelli che ormai sappiamo, no? Descritti già dalle cronache. Nell'ultimo CDA non si è eletto il nuovo presidente dopo che il TAR aveva dichiarato ineleggibile Pietro Palozzo, che era stato appunto eletto nella prima seduta del CDA.
si pensava che l'ultima riunione appunto del 26 di gennaio potesse portare all'elezione del nuovo presidente, e così non è stato, perché ci sono state le tre astensioni in pratica dei membri, che possiamo dire espressione, no, degli enti governati dal centrodestra. Questo è un po' il quadro, giusto? Sì, esatto. I fatti sono noti, le procedure sono chiare. Oggi sono state ricordate un po' tutte le questioni, appunto, in occasione di questa commissione regionale. Il TAR si è anche pronunciato. Spiace il fatto, insomma, che abbiamo dovuto ricorrere al TAR. Ho detto oggi che il Parco Marino è conosciuto come incubatore di idee, di progettualità, di valori, di principi, è un attrattore di volontari. Sono centinaia anche i volontari che si sono formati, che hanno partecipato ai corsi per le guide del Cerrano. Oggi qualcuno vuole trasformarlo in un incubatore di beghe, di lotte per arrivare a dimostrare che all'interno di un consiglio di amministrazione possa prevalere una forza politica rispetto ad un'altra. Lo statuto è chiaro, no? Lo ha ribadito anche il TAR, giusto? Nella sentenza il TAR ha detto che si deve eleggere a presidente. Il parco è stato fondato su questi principi, cioè che il rappresentante del comune di Mineto, presidente del parco, è espressione del comune di Mineto e del comune di Silvi in alternanza. Non dice altre cose lo statuto. Chi oggi, per il fatto che abbia un colore politico dello stesso, cioè in provincia, in regione o in comune, nel comune di Silvi, possa, come dire, arrogarsi il diritto di pensare che quelle regole non valgono, e quindi il presidente non sarà espressione del comune di Pineto, non sarà espressione del comune di Silvi, ma sarà espressione della regione Abruzzo, che è il 15% peraltro. Che mi spiace, regione Abruzzo che partecipa puntualmente alla nomina, che non ho più visto adesso alle assemblee, tra l'altro, quindi, voglio dire, il Parco Marino, altre funzioni, il consiglio di amministrazione non si è mai caratterizzato per queste lotte, per queste beghe, per queste contraddizioni. Se ci sono state alcune occasioni in cui ci sono stati voti non proprio in linea, ma sono state su questioni tecniche, ambientali, di merito, ma mai su questioni politiche. Cioè, qui siamo a 3 mesi e non si riesce ad eleggere il presidente perché c'è qualcuno che a tutti i costi vuole fare il presidente, perché io ho il potere, perché un partito, dietro la di me Lega, c'è un politicamente, dirlo, insomma, ha il diritto, come dire, ha i numeri per decidere tutto. Non funziona così, non funziona così. Voglio dire, noi abbiamo un'assemblea, nell'assemblea si possono anche far valere quelle che sono, come dire, le idee che maggiormente aggregano, anche in funzione delle percentuali. Io ho il 45%, rappresento come comune di Pineto, comune quella di Silvi, la ripartizione, ne ha il 25%. Esatto. Provincia di Teramo e Regione Abruzzo il 15. E questa è la ragione per cui, quando è stata costituita l'area marina protetta e quando si è scelto di fare un consorzio, si è stabilito che i presidenti fossero espressioni del comune di Pineto e del comune di Silvi. Cioè, territori dove ricade l'area marina. Ma è normale che sia così, voglio dire, dove ci sono gli imprenditori, ci sono i balneatori, ci sono i territori che vengono seguiti quotidianamente, ma non è pensabile, insomma, che ci siano altre logiche. Ma era così chiaro che anche un bambino riusciva a leggerla questa norma. Quindi qualcuno l'ha voluto significa forzare. Abbiamo dovuto anche investire risorse, sì, risorse che il TAR ha deciso fossero poste a carico della regione, ma comunque sono sempre soldi dei cittadini. Mi meraviglio che chi ha voluto questa cosa non si sia costituito alla fine, quindi evidentemente era anche cosciente, insomma, del fatto che stesse percorrendo, insomma, una strada assurda. Qualche giorno fa c'è stata la convocazione, perché poi il TAR ha annullato la delibera, sì, ha invitato sostanzialmente il CDA a riunirsi per eleggere e darsi un rappresentante legale. Perché in questo momento i danni sono tanti, ci sono i progetti europei, ci sono i balneatori che cominciano ad arrivare per la stagione estiva, non c'è un rappresentante legale per quanto riguarda gli aspetti finanziari, per tutti gli aspetti, e quindi dovevano semplicemente eleggere un presidente. Certo,
Essendo in alternanza, il precedente presidente era Di Silvi, lo statuto sancisce, stabilisce anche questo, è la volta di Pineto. Il Pineto ha espresso ha designato due esponenti, due consiglieri, o Fabiano Aretusi o Giuseppe Gentile. Esattamente, potevano, diciamo, scegliere il presidente. Questo non è stato fatto, perché qualcuno ha convinto ancora una volta gli altri tre consiglieri a votare scheda bianca. Significa creare lo stallo nell'area marina. Allora io dico, due sono le cose: o si vota il presidente, anzi ne aggiungo una terza, o si vota il presidente, o qualcuno, se non se la sente di stare all'interno perché ritiene, come dire, di non riuscire a gestire il fatto di non essere il presidente, di non riuscire a fare il presidente, si dimette e fa spazio a qualcun altro, perché lo può fare, ogni ente può sostituire il proprio membro. Oltretutto questo atteggiamento sta creando imbarazzo agli enti, l'ho ricordato questa mattina alla Regione Abruzzo, che dovrebbe essere orgogliosa del nostro parco e non consentire ai propri designati di fare questo lavoro all'interno. Oppure la terza via, mi dispiace dire questo, ma è bene che sia commissariato a questo punto. E le persone, ecco, ci sono, stanno anche queste, protagoniste di questa bruttissima pagina, se ne assume le responsabilità di fronte all'intera regione, di fronte agli operatori che nel parco in questi anni vedono uno strumento strategico per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio. Lei ha detto, questa situazione sta creando imbarazzi anche all'interno magari delle istituzioni, degli enti appunto che compongono il consorzio. Non so, si riferisce anche al sindaco Di Silvi, che pare insomma aver preso anche una sorta di distanza proprio dal partito della Lega, sospendendosi, non so se come, diciamo, forma di dissenso rispetto a questo, a quanto accaduto. Ho letto alcune cose sul giornale in una direzione e in un'altra. Io credo che in fondo il sindaco Di Silvi voglia che l'area marina inizi a lavorare e che il proprio designato, insomma, dia seguito a quanto voluto dal TAR. Non so poi quali sono le logiche che intervengono, perché sì, non è la prima volta che intervengono logiche strane, che hanno nulla a che fare con l'area marina. Però hanno a che fare con la politica, purtroppo, no? Diciamo, a volte in questo, nella gestione di enti dove la politica, sì, ha il suo peso, perché comunque sono gestiti, comunque sono espressione delle istituzioni che a loro, sì, volta hanno un colore o un altro, no? Forse anche lì, questo, perché non è soltanto l'area marina protetta che sta vivendo questo genere di problematiche, no? Sul nostro territorio, sono anche altri enti importanti. Adesso io non voglio toccare altre. No, ma per abbiamo dire, situazioni, no, simili sul, dall'ASP molto numero 2, insomma, vabbè, ecco, comunque, quindi, diciamo, insomma, che ce ne sono tanti. Protagonisti sono vicini, vabbè, amici. Però detto questo, non mi interessa adesso toccare altre questioni. Io voglio risolvere il problema dell'area marina. L'area marina non deve avere colorazione politica. L'area marina si deve occupare del bene del territorio. Ci sono associazioni ambientaliste che tra l'altro fanno bene a richiamare tutti, insomma, sì, come dire, ad un comportamento coerente, attento verso l'ambiente. Non c'è di mezzo solo la valorizzazione dell'ambiente, la tutela, la qualità delle acque, ma c'è anche la promozione del nostro territorio. Noi qualche giorno fa, anzi credo ieri, dovevamo avere anche una importante emittente nazionale televisiva con un programma. Questo programma è stato annullato. Io non conosco le reali ragioni, ma non sono sicuro che non siano in qualche modo legate al fatto di ciò che si legge sul giornale, ciò che sta accadendo. Quindi danni ce ne sono, anche come immagine per la nostra regione. Quindi la smettessero e danno inizio all'attività dell'area marina. Mi è stato chiesto di modificare lo statuto. Lo statuto non va modificato, lo ha ribadito il TAR con la sentenza. Lo statuto è a tutti gli effetti funzionale e può essere funzionale per l'elezione del presidente. Poi ci vogliamo sedere, perché magari pensiamo che lo statuto va rivisto in alcune parti, perché ci sono degli aspetti che possono rendere più funzionali le attività future. Vogliamo introdurre anche la rappresentanza di genere? Ecco, perché questo è un altro aspetto che ha fatto discutere, sì, in quanto manca la rappresentanza di genere. Però ci sono anche delle novità in tal senso. Intanto c'è da specificare questo. Questo è un consorzio tra enti. Che cosa succede? Che in realtà
Non c'è un organismo che si riunisce e si confronta sui nomi, per cui non c'è un momento in cui è mancato l'accordo su mettere un uomo o mettere la donna. Premesso che a me dispiace, la volta scorsa noi stessi l'abbiamo potuto mettere, altri l'hanno designato una figura di genere femminile. In realtà ogni ente arriva con dei nominativi. Gli enti designano prima all'interno della rispettiva Quindi lei dice giunta. senza sapere Quindi chi quando si sono arriva lì, quando gli si arriva altri. lì, non c'è più la possibilità di modificarlo, ok? Ciò non toglie al fatto, tornando a prima, se qualche ente volesse in seguito Modificare la può scelta. ancora farlo. Ma detto questo, mi si continua a dire bisogna modificare lo statuto perché bisogna inserire la parità di genere. Premesso che io non ho problemi a modificare lo statuto e sono il primo a dirlo, ma prima bisogna dare una legalità al consiglio di amministrazione, eleggere il presidente, anche perché è di questa mattina la nota che è arrivata dalla presidenza del consiglio dei ministri che ribadisce che un consorzio di questo genere non è tenuto per norma ad avere, come dire, a rispettare la quota La di quota, genere, chiamiamole quote in rosa, ma sono quanto quote di non un genere. consorzio quotato in borsa e né tantomeno un ente. Ok? Questo non significa che non Che non sia sia giusto che ci giusto prevederla. mancherebbe, per dire che non ci sono impedimenti all'elezione del presidente, che poi un minuto dopo ci dobbiamo sedere per vedere che questo non accada più. So che è stato fatto in qualche altro organismo, mi dicono all'ente porto pure, ma io lo voglio Sì. fare. Ma questo non deve essere una scusa, perché poi la reale ragione di chi oggi si riempie la bocca, passatemi il termine, della questione di genere, perché in realtà se si tiene tanto a quest'aspetto basta dimettersi e far entrare. No, se, però quindi non è. La reale ragione è che questo fatto è strumentale perché qualcuno pensa di voler modificare, di poter modificare lo statuto per Anche nella parte che riguarda il modificare la parte che presidente. riguarda il Ho presidente, capito. quindi fare in modo che il comune di Pineto o il comune di Silvi non abbia più Possono un rimanere privi presidente. di Ma è questa una cosa figura. folle, cioè rimette in discussione proprio l'esistenza di un consorzio che non ha senso. Ci sono parchi marini che sono stati affidati ai comuni. Quindi la scelta di un consorzio è stata: mettiamo insieme i due comuni, creiamo un organismo che mette insieme anche la provincia e la regione, ma lasciamo ai due comuni essere i protagonisti di questo progetto. Ecco, io vorrei Chiarissimo. tornassero tutti Invece coi piedi per terra e togliessimo di mezzo le polemiche, consentissimo al parco marino di riprendere le proprie attività e poi serenamente ci sediamo e mettiamo mano ad eventuali aspetti che vanno modificati, insomma, per fare in modo che in futuro non ci siano ulteriori riguardo problemi di invece questo genere. all'ipotesi che lei paventava prima, comunque quella di un commissariamento, lei stesso mi pare ha dichiarato insomma, che potrebbe farsi carico no, della richiesta al Ministero, se non sbaglio, comunque al Governo, no, di commissariare l'ente. È l'estrema ratio, diciamo così, per risolvere questo stallo che si è creato all'interno del CDA, Certamente è un'estrema oppure ratio. comunque vuol dire è un'ipotesi chiaramente percorribile. Premesso che io non escludo che possa accadere in automatico una cosa del genere, no? Voglio Certo. dire, non è che lo deve chiedere il sindaco di Pineto, c'è sempre qualcuno che osserva, che guarda, ho ricevuto diverse telefonate anche della Capitaneria per chiedere informazioni, oltre alle ragioni legate ai progetti in corso in questi giorni, chiedere, però voglio dire, comunque il Ministero è attento, questo è un parco Certo, c'è una nazionale, non è vigilanza una riserva, è comunque un parco attiva. nazionale, cioè noi siamo delegati a gestire qualcosa che non è nostro, è un parco nazionale, però voglio dire, se non c'è la responsabilità, se il centrodestra non riesce in qualche modo a gestirsi, voglio dire anche questo perché mi risulta che ci siano anche in conflitto al proprio interno, a gestirsi in un'occasione perché viene data loro un'occasione per dimostrare anche che sono all'altezza di gestire un organismo importante come il Parco Marino, voglio dire, io non vedo altre strade, non ne vedo altre strade. Oltretutto, io in questo momento
uscendo da qui mi sto rivolgendo anche agli uffici legali del nostro comune per capire se ci possono essere anche delle responsabilità personali per questo atteggiamento di, come dire, di ostruzionismo e di stallo che stanno creando, perché questo è un ente che gestisce oltre 1 milione di euro, gestisce progetti, gestisce rapporti con i balneatori, deve dare risposte, i balneatori cominciano ad arrivare perché c'è una stagione estiva in arrivo, abbiamo opere pubbliche che vengono autorizzate dal parco marino, certo. Cioè, stiamo scherzando davvero, cioè non mi faccio capace di questo comportamento. Ricordiamo, giusto per completezza, perché finora non l'abbiamo ancora detto e magari i nostri telespettatori non conoscono esattamente la composizione, no, del consiglio di amministrazione, abbiamo citato i due consiglieri espressione del comune di Pineto, che sono Fabiano Aretusi e Giuseppe Gentile. Uno dei due dovrebbe essere nominato presidente secondo, insomma, statuto e secondo quello, sì, che ci sta dicendo il sindaco Verrocchio. Gli altri tre consiglieri, diciamo, a livello politico, quindi rappresentano la maggioranza del consiglio di amministrazione in questo momento, sono Pietro Palozzo, cioè il presidente il componente designato dalla regione Abruzzo, che era stato eletto presidente, e il TAR poi ha annullato questa elezione. Sono Walter Varani, che è invece il componente designato dal comune di Silvia, e Domenico Ruggero invece dalla provincia, esatto, se non vado errato. Quindi ecco, i rapporti di forza, diciamo, politicamente sono questi: tre di area centrodestra e due invece del comune di Pineto, che li ha designati in un caso, adesso non ricordo quale, anche con, diciamo, cioè uno dei due è anche espressione delle minoranze. Il comune di Pineto, avendo, diciamo, 45% delle, sì, quote, in qualche modo si fa carico anche della scelta di un'espressione del mondo degli ambientalisti, per cui noi in realtà pubblichiamo due avvisi quando andiamo alla nomina, alla designazione, per cui noi abbiamo designato una persona nell'ambito delle associazioni, che è Fabiana Retusi, e poi abbiamo designato una seconda persona, sì. No, questa è una domanda, che sarebbe Gentile. Giuseppe, sì, sì. Che poi veniva proposta anche da molti consiglieri delle minoranze di Silvi, anche di Pineto. Quindi del Movimento 5 Stelle, diciamo, no? Che diciamo la parte politica. E anche col Movimento 5 Stelle. Esatto. Abbiamo colto l'occasione perché lo statuto, cercando di rispettare lo statuto in ogni sua parte, sì, che è anche una parte che in futuro io sono disponibile a modificare, insomma, da sistemare insieme a tutti i soci, prevede che ci sia il coinvolgimento delle minoranze, ma non è di un solo comune, di Pineto e di Silvi. Okay. Le richieste che mi sono arrivate per Giuseppe Gentile, sì, ma mi sono arrivate anche Pietro Palozzo, ma Giuseppe Gentile mi sono arrivate da tre gruppi, ok? Tre gruppi consigliari e cinque consiglieri. Per Palozzo mi sono arrivate da parte di due gruppi e tre consiglieri, ma comunque è una mia libera scelta, ok? Io, chiaro, posso scegliere il mio consigliere, io ho cercato di cogliere la mia, come dire, libera individuazione mia, della giunta, voglio, sì, dire, del consigliere, e coniugare anche l'aspetto del consigliere di minoranza, per cui sì. Era una domanda più che altro per introdurre anche un altro aspetto di carattere più politico, appunto, che riguarda il comune di Pineto e il sindaco Verrocchio, perché sul tema comunque sono intervenute prima, ieri, anche il gruppo di Italia Viva, quindi l'ex sindaco Luciano Monticelli e l'ex vice sindaco Cleto Pallini, entrambi adesso fanno parte appunto del gruppo di Italia Viva, criticando insomma un po' la scelta che ha fatto il comune, quindi lei sindaco, e fondamentalmente sintetizzando, dicendo che bisognava cercare un accordo col centrodestra e permettere almeno in questa fase di dare la presidenza al centrodestra. E questa posizione oggi poi è stata invece criticata dal Movimento 5 Stelle, appunto, del Comune di Pineto, che è uscito con un'altra nota per invece, diciamo, sposare la sua linea, fondamentalmente, la linea che sta tenendo il sindaco Verrocchio. Faccio fatica a credere che queste dichiarazioni di Pallini e Monticelli possano essere condivise dai loro consiglieri che hanno votato gli atti che noi abbiamo portato avanti, anche l'incarico. Come posso io condividere un candidato col centrodestra avendo, voglio dire, avendo la guida centrosinistra di un comune? Mi pare davvero difficile, insomma. Poi magari sapranno loro quali sono le logiche di questo
queste riflessioni. Però il Movimento 5 Stelle, sempre in questa nota dei consiglieri da Fiume e Mazzocchetti, alla fine chiede al sindaco di aprire anche una verifica di maggioranza, no? Per capire quindi i rapporti con Italia Viva come sono in questa fase, in questo momento, proprio prendendo spunto da questa richiesta del gruppo di Italia Viva. Politicamente qual è la situazione adesso, in questo momento, in comune? Perché con Italia Viva il rapporto, insomma, no, nelle amministrazioni di centrosinistra, o anche laddove erano ex amministrazioni di centrosinistra e poi Italia Viva uscita, come nel comune di Teramo, al momento sono abbastanza tesi, diciamo. Al momento il partito di Italia Viva è organico la maggioranza, certamente rispetto a queste dichiarazioni ho già scritto oggi chiedendo chiarimenti, insomma, al coordinatore, essendo non l'ultimo degli iscritti ma il coordinatore di, certo, Italia Viva, quindi, però insomma adesso ce li vedremo pian piano in queste prossime giornate queste questioni. Per chiudere invece e tornare alla commissione di questa mattina, nella commissione di vigilanza, come la si può, come dire, sintetizzare, che posizioni sono uscite all'interno di questa commissione? La regione che cosa intende fare, ad esempio, come ente chiamato in causa direttamente in quanto a una parte della MP? Io ritengo sia stato un po' imbarazzante, perché si è voluto girare intorno al fatto che nessuno ha il coraggio di dire che non si sta dando seguito a quanto stabilito dal TAR. Sentenza e questa TAR è una cosa gravissima, voglio dire, il TAR dice la disposizione statutaria in argomento, contrariamente a quanto asserito dalla difesa regionale, perché voglio precisare che gli autori, i protagonisti che hanno voluto forzare, okay, le norme dello statuto, che poi sono stati smentiti, non si sono costituiti, quindi hanno chiesto alla regione Abruzzo di costituirsi, e non, certo, è vero che il ministero si è costituito contro di noi, dicono, è una costituzione di stile, non ci sono memorie depositate, nulla. Quindi la disposizione statutaria in argomento, contrariamente a quanto asserito dalla difesa regionale, è tuttora vigente ed applicabile, quindi lo statuto, anche a seguito del processo di riordino degli organi del consorzio ancora in atto, sino a diversa modifica statutaria per la quale è necessaria la maggioranza qualificata non inferiore all'80% delle quote di partecipazione. Quindi dice che lo statuto sostanzialmente è vigente. Certo. Di talché l'elezione al presidente del consorzio del controinteressato avvocato Pietro Palozzo, che in quanto rappresentante designato dalla regione Abruzzo era, ai sensi dello statuto consortile, assolutamente ineleggibile la carica, appare un'immediata e grave violazione della predetta norma statutaria. Quindi bisogna procedere ad eleggere un presidente. Non esiste, quindi, il non voto, la scheda bianca, oppure non so quale altra escamotage possa venire in mente in qualcuno. Cioè, e sono quindi diciamo, la strada tracciata dallo statuto e ribadita dalla sentenza del TAR è quella dell'elezione del presidente, diciamo, in quota comune di Pineto. Se hanno problemi nei confronti dei designati, dicessero, se ci sono problemi nei confronti di Giuseppe Gentile, di Fabiano, dicessero se ci sono, ma non mi pare. Mi pare proprio che ci sia, come dire, la corsa senza se e senza ma a fare il presidente. C'è qualcuno che io devo fare il presidente perché faccio parte di una cordata, perché abbiamo i numeri, siamo forti e non ci interessano le regole, e addirittura non mi interessa neanche quello che dice il TAR, cioè che è una cosa assurda. Quindi adesso dobbiamo chiudere, sindaco. Grazie. Gli ultimi 30 secondi, qual è lo scenario più, secondo lei, più percorribile? Io auspico che da qui a pochi giorni il CDA possa riconvocarsi e procedere serenamente ad una nomina del presidente e poi iniziare a lavorare. Io auspico questo, non voglio immaginare altri scenari non saranno belli per la nostra ragione, per la nostra regione, per il nostro territorio, quindi Pineto Silvi sarà un danno per i nostri territori e saranno di, come dire, di grande responsabilità per coloro che avranno portato a quella eventuale scongiurabile prospettiva. Perfetto, bene, allora io la ringrazio, sindaco, grazie per essere stato qui oggi pomeriggio a cercare, insomma, di chiarire ancora meglio i contorni di questa vicenda. Buon lavoro, grazie, arrivederci a presto, grazie a Robert Verrocchio, sindaco di Pineto. Noi ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria e tra pochissimo saremo di nuovo insieme. Eccoci di nuovo insieme, riprendiamo con la nostra diretta e introduco e saluto subito il nuovo ospite in studio con noi questo pomeriggio, l'assessore al Comune di Teramo, Maurizio Verna. Buon pomeriggio, buon assessore. Buon pomeriggio. Grazie per essere con noi, assessore. Insomma, lei
magari adesso parleremo di vari argomenti, di vari temi, cercando di toccarli nella maniera migliore possibile, perché il tempo, insomma, che abbiamo a disposizione non è infinito, però lei si occupa di tante cose, dal traffico ai trasporti, alla mobilità sostenibile, alla polizia municipale, insomma, tanti, tanti argomenti che tra l'altro sono anche molto attuali, sulla bocca di tutti negli ultimi tempi. Partiamo subito, ad esempio, dal discorso della... farei un accenno al discorso della polizia municipale, innanzitutto perché di recente, vabbè, c'è stata una conferenza stampa in cui il corpo ha tracciato anche il bilancio dell'attività dell'anno passato, in cui sono emerse cose interessanti, però innanzitutto le chiederei subito qual è lo stato di salute del corpo a livello numerico, perché tanti cittadini tra l'altro spesso si domandano, o anzi spesso nei social o anche per strada, c'è la lamentela che ci sono pochi vigili, che comunque si vedono poco in giro, no, anche cioè, quando ci sono gli assembramenti per strada. Leggo, quindi mandati i vigili, ecco, mandati vigili. Tutti vogliono i vigili. Come se uno avesse 20 vigili pronti da una parte, chiusi, e poi uno li manda. Cioè, quindi invece quanti sono i vigili? Invece quelli che vanno in giro sono quelli, i vigili di questa città. Purtroppo negli anni non si è puntato in questa direzione, perché... da una legge regionale noi dovremmo avere 74 vigili urbani, oggi ne abbiamo 29 più 2, i due sono quelli assunti il primo di dicembre, dei 29 purtroppo una buona parte per motivi di salute non possono andare in strada, quindi per motivi propri personali, quindi sì. Non possono, e quindi si riducono di molto chi è abilitato a stare in strada. E se consideriamo i turni che ci sono per un corpo di polizia che lavora anche la domenica, e quindi due turni giornalieri, sì, 7 giorni su 7, e consideriamo le ferie, qualche malattia, qualche indisposizione, buone volte abbiamo una sola pattuglia, alcune volte due, rarissimamente tre. E quindi questo significa, sì, che si fa fatica, si a fa veramente fatica a controllare, perché poi il territorio. Se c'è un... un incidente stradale, per esempio in città, anche su minimale, un tamponamento, per dire, i primi che devono correre sono, è la polizia municipale, ci sono vari controlli su attività commerciali che fa la polizia municipale, cioè, io gradirei veramente, questa cosa l'ho detto al comandante dai primissimi giorni, speriamo di riuscirci, almeno fino a quando andrò via da assessore, almeno di riportare a piedi qualcuno che stia in città, perché questo manca, cioè nel centro storico manca qualcuno che a piedi stia in piazza, sul Corso San Giorgio, anche attraverso presidio, delle diciamo novità così, no? Che ci saranno a breve, sul Corso De Michetti, dove abbiamo rifatto da poco i marciapiedi e sembra che qualcuno veramente stia aspettando altro che salirci sopra. Io sto in zona, ho lo studio in zona, e poi mi tocca stavo anche a me dire questo, qual è la sua attività di controllo? Perché lei spesso la mattina, soprattutto nel pomeriggio, richiama gli automobilisti indisciplinati. Il suo più che altro sta lì a fargli capire che non è possibile che uno deve salire anche se con le quattro frecce 10 secondi per andare a prendere il pane da una parte, perché non è proprio giusto salire con le ruote su un marciapiede. Il marciapiede è fatto per le persone, per i pedoni. Tra l'altro un'attività, quella della Polizia Municipale, che in questo periodo è anche ulteriormente sollecitata, in un certo senso, proprio per il controllo degli assembramenti, sì, non sì, nelle zone calde COVID, della città, soprattutto nelle ore serali, controlli anche le attività che accennava, però diciamo che penso l'umore cittadino sia soprattutto sollecitato dalle situazioni di assembramento che si generano spesso. Sì, questo purtroppo è un problema in questa città adesso... torneremo in zona gialla la settimana prossima, quindi penso che il fine settimana della settimana prossima, quindi la prima settimana di febbraio sarà una settimana particolare, c'è questa voglia da parte di una certa fetta di popolazione di uscire, di stare insieme, e ci mancherebbe, però siamo in un momento particolare e certe norme, certe limitazioni bisogna rispettarle. Se qualcuno ci dice di stare lontani, a una distanza di sicurezza, dobbiamo farlo. Insomma, molti vanno da un medico la mattina per scrivere dei medicinali per problemi vari, se poi altri medici dicono state lontani, mettetevi la mascherina, non assembratevi, sembra che siano dei dittatori arrivati da Marte per cambiare la vita di qualcuno. Sono sempre medici, sono gli stessi medici che la mattina vi danno una medicina particolare per
un problema che uno ha, insomma, quindi se uno ha fiducia proprio medico di famiglia, di avere fiducia anche in questi medici che ovviamente stanno cercando con le proprie competenze tecniche e scientifiche di tirarci fuori il prima possibile da questa pandemia. Questa situazione così complicata. I vigili, tra l'altro, così adesso ci anche avviciniamo ad un altro argomento, sono molto operativi, o dovrebbero essere molto operativi anche sul piano delle multe, le contravvenzioni, no? Quando parliamo di traffico, soprattutto per la sosta, eccetera. C'è una particolare attenzione in questo periodo, se non sbaglio, credo che lo abbia dichiarato anche lei, o forse direttamente il comandante dei vigili urbani, sulla zona della circonvallazione Ragusa, dove si creano veramente imbuti a volte, un'auto in sosta. Ragusa, no, è questo, io l'ho letto anche io. Perché c'è la sede della ASL che è molto frequentata comunque, e anche altri uffici. L'ho letto anche io questo dato, era per dire, particolare, insomma, cioè diciamo nella classifica delle zone più multate di questa città, al primo posto, ma molto al primo posto, c'è circolazione Ragusa. Largo distacco, perché poi dal secondo al quinto posto ci stanno quattro location che sono intorno ai 300 verbali all'anno. Su circolazione si superano le 1000, in tantissima, una cosa strano, pazzesca. Quindi, però adesso ma lo si vede quotidianamente. Però insomma, noi adesso, come amministrazione, ecco, non quali siamo sono qui, un po' un attimo non siamo qui nella speranza che la gente faccia le infrazioni per incassare i soldi. Assolutamente, noi incassiamo più di 1 milione di euro all'anno in condizioni normali, 850.000 euro quest'anno sono condizioni particolari. Però ce ne dispiace incassare le multe dei nostri concittadini, perché a volte qualcuno insomma togliergli 80-100 euro in uno stipendio a volte anche pesante. Quindi noi veramente confidiamo sempre in un comportamento rispettoso delle norme, ma vogliamo lavorare su questa cosa. Veramente io penso che su questa cosa devo lavorare anche io, nel cercare di mettere in campo quegli strumenti che evitano poi l'arrivo del vigile, perché il vigile è l'ultimo che deve arrivare a una situazione. Cioè, se noi riusciamo a strutturare con dei dissuasori alcune zone, forse riusciamo anche ad evitare le multe. Cioè, se vi ricordate via Oberdan 5-6 anni fa, davanti all'INPS, cos'era? Lì un piccolo cordolo giallo messo in strada, sì, praticamente ha eliminato un problema che c'era. Segnato chiaramente qual è la corsia, la carreggiata, quindi non permettere alla gente, esatto, che parcheggiava ovunque. Anche se purtroppo in altre zone dove ci sono i dissuasori si vede la macchina parcheggiata a fianco al dissuasore, però, no? Cioè, però dipende da come è fatta la strada, dei paletti spesso, o alcune cose. Insomma, dobbiamo lavorare su questa condizione, dobbiamo abbassare la velocità sulle circonvallazioni, perché sia la Spalato che circolazione Ragusa sono state anche detto urbane, insomma, che vorrebbe estendere i limiti della zona 30. Ma ecco, adesso noi tra ad altre aree della città, noi, dove? Fra un'ora e 20 minuti ci sarà una giunta dove approveremo il quadro conoscitivo del PUMS, che sarà piano urbano, mobilità sostenibile, che sarà poi in là a una serie di azioni che ci porterà al PUMS. Io penso che all'interno del PUMS ci debba stare la zona 30 in questa città. La zona 30 che significa? È una zona dove comanda il pedone, ovviamente, e il mezzo, l'autoveicolo, non deve andare più di 30 all'ora, come lo si fa anche attraverso delle strutturazioni della strada, dei marciapiedi, tipo appunto i passaggi pedonali rialzati. Tu in quel modo non puoi andare a 60, ma ti devi proprio rallentare, quindi rallentare. Cioè si crea il dosso praticamente. Quindi il pedone passa in quota, sì, anche per questioni di abbattimento di barriere architettoniche, questo vale anche per questa cosa, quindi anche i disabili sarebbero avvantaggiati di questa cosa. Sì. E quindi penso che noi dovremmo iniziare a ragionare, che poi faremo, bisogna dire, con i soldi delle multe, questi lavori, nemmeno a fare apposta. Per legge, i soldi delle multe li devi utilizzare poi per accorgimenti di questo genere, appunto per migliorare la sicurezza della viabilità e appunto a fare diversi passaggi. Quindi questa zona 30 dove la immagina? Allora, la zona 30 è ovviamente il centro storico, ma si deve ampliare anche le circonvallazioni e prendere anche Piazza Garibaldi e la zona di Porta Madonna, diciamo l'anello attorno alla città, tra i due fiumi, senza poi andare verso
nell'area più periferica. Senza andare per il momento verso via del Bovio e via le Crucioli, quindi poi potrebbe essere qualcosa che si espande nel tempo, ma sicuramente mi sto immaginando dei passaggi rialzati attorno a Piazza Garibaldi, perché Piazza Garibaldi, nelle intersezioni di Piazza Garibaldi, un pedone che deve andare dal corso a via del Bovio può passare nel sottopassaggio, ci manca, però il sottopassaggio fu fatto in un periodo dove la macchina vinceva sul pedone, parliamo degli anni 60-70, dove insomma sfrecciavano le macchine in città, ma era quel periodo, e quindi c'era proprio questa necessità di difendere il pedone. Quell'atto cioè, dimostrava che la macchina vince sul pedone. La strada era della macchina, il pedone doveva passare sotto. Con il PUMS daremo delle linee guida, daremo degli indirizzi politici, e un indirizzo politico netto e chiaro è una piramide, una graduatoria che va dal pedone, la bicicletta, l'elettrico, l'autobus e la macchina, quindi il pedone sta sopra, l'autobus sta sotto, quindi in qualsiasi contesto che ci si forma all'interno di un'area un po' più ristretta, che può essere il centro storico allargato alle circonvallazioni, le due piazze settentrionale e meridionale della città, all'interno, diciamo, di questo ci sarà questa gerarchia che è una gerarchia più che dovuta, ma dico ancora di più, di una città che vuole essere più civile possibile. A proposito di gerarchie, di utenti deboli o fragili della strada, ecco, lei ha citato anche le biciclette, i ciclisti, altro tema insomma che ha fatto dibattere molto in questi ultimi tempi, da quando è comparsa la corsia ciclabile in via Cona. Sì. Tra un po' magari la rivedremo anche nelle immagini. Insomma, questa semplice linea tratteggiata ha suscitato tantissime polemiche tra i nostri concittadini. Alcuni la ritengono inutile, alcuni dannosa, pericolosa addirittura. Insomma, allora, cosa cambia fondamentalmente? Qual è la funzione della corsia ciclabile? Ma non cambia nulla, ecco, infatti quella macchina si vede che sta passando sulla corsia ciclabile, quella Può va benissimo, ecco. Così, cioè, ecco, questa macchina non commette alcuna infrazione. Allora, però la problematica che è nata da questa cosa, io l'ho fatta uscire questa notizia anche un po' prima, perché i lavori non sono finiti, no? Questa è parzialmente strutturata, questa corsia, quando mi scrive un... Questa è già di qualche giorno sono andati avanti. Quando mi scrive in privato un autista di un autobus e mi dice: ma si ristretta la corsia? Allora, quando un autista di un autobus ti dice questa cosa, tu ti inizi a preoccupare, perché vedi, questa macchina sta andando occupa bene. Occupa praticamente tutta la corsia. Tutta quanta, perché? Perché quella è una corsia tratteggiata, quindi la tua strada può essere oltrepassata. Cioè, ma facciamo finta che ci fosse una bicicletta. Non è cambiato nulla. C'è facciamo finta che ci fosse una bicicletta che passa. La macchina, come prima, aspetta, sorpassa quando può sorpassare. Ovviamente, come in questo caso, come dicevo prima, c'è una gerarchia, e la gerarchia è quella della bici che prevale sulla macchina. Quindi, ma questo è un concetto che noi vogliamo estendere in tutta la città. Queste corsie ciclabili verranno fatte quasi sicuramente anche su Viale Crispi, dove rifaremo l'asfalto nei prossimi mesi, quindi è un segno di civiltà dove si dice che la strada è di tutti e non è solamente dell'auto o dell'autobus. Quindi se quando passa una bicicletta, come prima, la strada non si è né ristretta né allargata, la corsia è sempre quella. Cioè, non è che prima l'automobilista era libero di investire il ciclista, questo, no? Qua, e non lo può fare neanche adesso. Adesso ti dice: attenzione, c'è un ciclista, ti dice, no? Quindi fai attenzione. Serve a rimarcare maggiormente lo spazio in cui possono passare le biciclette. Abbiamo abbassato la velocità da 50 a 40, perché è giusto che in quella strada si viaggia anche troppo velocemente, quindi a 40 all'ora, che è una velocità compatibile, quindi per incrociare tranquillamente un ciclista. Bisogna capire che poi, insomma, i tempi cambiano. Prima, ripeto, Piazza Garibaldi è stato fatto un sottopassaggio per farci passare le persone, e quindi nessuno si permetteva quasi. A volte mi ricordo che il passaggio pedonale di Viale Crucioli fu chiuso, fu interdetto, cioè veramente, come se vi ricordate qualche anno fa l'amministrazione Brucchi tolse le strisce pedonali davanti al Mediocredito. Sì. Ma quello è una sconfitta della politica, cioè quando... Tra l'altro non sono mai scomparse del tutto, le persone continuano ad attraversare. C'erano stati degli incendi, ma quella è una sconfitta, io penso, della politica. Cioè la politica vince quando mette la persona al primo posto. E tu, in quel caso, invece di
togliere il passaggio pedonale. Io sono dell'idea che lì bisogna fare un passaggio pedonale rialzato e chi passa con la macchina deve rallentare. Deve rallentare, cioè mettere in sicurezza, il più possibile il pedone che deve attraversare perché la strada. È il pedone che deve vivere la città. La città non deve stare ad uso e consumo dell'automobile. Lei ritiene che ci sia in generale troppo traffico a Teramo, se è una città troppo trafficata? Ma guardando le altre città, sinceramente no. Se togliamo adesso qualche mezz'ora che può essere la mattina, l'apertura delle scuole, o l'uscita delle scuole, sinceramente non mi sembra. Adesso qualche fila la notiamo sullo stradone, ecco, definito stradone da Piazza Garibaldi fino a sotto alla rotonda del Promenade. Io sinceramente non mi sembra di vedere tante strade intasate, sì. Però è ovvio che ci vorrebbero, le strade ci vogliono, poi ci vogliono, come per esempio l'80 ha aiutato, poi certo. Il ha aiutato, parliamoci chiaro, ha aiutato molto, quindi ci vogliono le strade in quel caso per le macchine, ma portiamo rispetto anche a chi non va con la macchina, che sì. Giustamente, ad esempio, il nostro obiettivo su quella corsia ciclabile è far andare i ragazzi a scuola con la bici quando sarà il momento di con i tempi migliori. Bisogna fare questo, perché se oggi così la mamma non l'accompagna con la macchina a scuola perché forse oggi hanno i dubbi di farla andare sugli autobus che sono sempre vuoti perché è andato a Teramo in questo periodo. Quindi è un modo di vivere la città, alla politica sta il compito di proporle, alla politica sta il compito di farle capire e se sono buone alla politica sta il compito di portarle avanti e perseverare in certe situazioni. Poi saranno i cittadini a giudicare alla fine se si vive meglio, si vive peggio con questa struttura. Come sta andando a proposito di autobus il trasporto pubblico, soprattutto no, degli studenti, insomma, no? Con la riapertura anche delle scuole superiori che c'è stata. Sì, noi in questa città veramente siamo una città che prima del Covid ha avuto, e poi speriamo che continuerà alla fine del Covid, che speriamo che finisca questa situazione, ha avuto problemi seri nel trasporto pubblico locale. Cioè nel senso che secondo me il chilometraggio che noi abbiamo a disposizione grazie a fondi della regione, se mi permetti di aprire una parentesi poi te la chiudo subito dopo, siamo completamente la Cenerentola d'Abruzzo quando riguarda i contributi regionali. Pensi che il comune di Chieti, che è più piccolo di Teramo sia di abitanti che di superficie, ha quasi il doppio di contributo regionale. Cioè se ci dessero gli stessi soldi di Chieti, dico una battuta tra il serio e il faceto, ma lo dico seria la cosa, noi andremo a prendere quasi quasi ognuno a casa per dire quante possibilità avremmo di fare trasporto pubblico locale. La chiudo subito, però questa parentesi. Oggi però con la diminuzione della domanda che c'è di trasporto pubblico locale, perché un po' di scuole sono chiuse, si fa di altri a distanza, ma parliamoci chiaro, chi può poi fa anche evita di prendere diversi, l'autobus, è crollato completamente il bigliettaggio nel trasporto pubblico urbano, è crollato clamorosamente. Per fortuna il gestore, che non è comunitario ma è un privato, avrà dei ristori dallo Stato, altrimenti fallisci come attività economica. Oggi io mi sono fermato l'altro giorno per caso Piazza Garibaldi, un tram che tornava appunto dalla scuola della Cona, c'erano sei ragazzi dentro, ho chiesto all'autista ma questo è l'autobus che torna dalla quindi dalla è scuola. L'orario di uscita, sì, di scuola, c'erano 6-7 ragazzi, quindi non viene nessuno dentro, certo. Per legge questi autobus che hanno una capienza di 110 persone potrebbero portare 55 persone, quindi adesso ci faccio caso, ormai alcuni autobus vanno veramente a zero. Ma poi su questa cosa degli autobus, se posso aggiungere quindi, una cosa... Sì, quindi diciamo che attualmente funziona anche, poi leggeremo un messaggio, funziona anche la nuova differenziazione degli orari, sì, di ingresso e uscita guarda, delle scuole. Questa è un'ottima domanda, infatti poi ci arrivavo anche su questa cosa. Cioè io ho ragionato in primavera scorsa in un piano degli orari della città. Sì. La città significa scandire le funzioni più importanti della città in orari differenti per non far sì che tutti quanti insieme andassero alle 8. Questa cosa ci ha dato tantissimo, perché scaglionare
le scuole ha giovato tantissimo sia sul traffico delle auto, sì, perché si vedono meno auto, perché ovviamente i professori arrivano a scuola anche in modo scaglionato, gli studenti, chi può arrivare con i genitori in modo scaglionato, ma un po' in generale. Quindi abbiamo praticamente fatto un piano degli orari quasi di fatto in città, dove si sono spalmate le funzioni. Adesso mi sembra casomai, cioè, gli orari di punta sono meno farlo affollati. Anche l'unica cosa che ci manca adesso è farlo anche per gli uffici pubblici. Se non riuscissimo a spalmare, infatti, gli uffici pubblici in città, è vero, noi ne parlammo già anche in una trasmissione ancora, in primavera, sì, avremmo ancora dei maggiori benefici, perché non avremmo concentrazioni in alcuni orari e avremmo invece una spalmatura in tutta quindi passare dalle, sì, scuole anche agli uffici, sì, potrebbe, sì, essere un'altra buona, sì, mossa. Recuperiamo il messaggio per favore in regia, grazie. Buon pomeriggio assessore, la strada che da Colleparco scende verso il centro, vale a dire via Averardi, è molto frequentata da pedoni, non si potrebbero creare una corsia dedicata o marciapiedi che permettano di camminare in sicurezza? Allora, via Verardi è, sì, la quella che una volta si chiamava via delle Fratte, sì, sì, quella, quella che scende, quella molto ripida, vicino, molto ripida, poi sotto la, via De Gasperi, alto, poi, sì, De Gasperi, sì. Quindi ho, sì, una corsia dedicata, vero, per i pedoni e dei marciapiedi, perché lì non ci sono neanche marciapiedi. È vero, non ci sono i marciapiedi, ma assolutamente c'è una strada. Non, no, può, non, no, può essere delle auto, ci mancherebbe. Nonostante la pendenza è molto frequentata, anche, sì, perché, sì, c'è l'università, quindi molti studenti. Sono diversi palazzi ormai in quella, sì, zona, quindi ci abbiamo tanta gente che ovviamente può scendere a piedi tranquillamente in città. Una volta arrivato su via De Gasperi si è arrivato in centro, sì, ormai, quindi è giusto che sia così, è giusta sollecitazione. Ci potreste pensare, insomma. Ci possiamo pensare su questa cosa, è un'iniziativa da valutare, ci mancherebbe, perché è ovvio che poi in quella strada in discesa forse le macchine camminano, anche perché è una discesa abbastanza particolare, sì, quindi proteggere i pedoni non sarebbe male. Tra l'altro lì, credo, ne parlò già l'assessore anche Valdo di Bonaventura, dovrebbe essere fatto anche l'asfalto dopo dei lavori in corso che sono attualmente operativi, c'è un cantiere che sta risalendo tutta quanta la via e poi dovrebbe essere rifatto anche l'asfalto interamente noi su quella strada. Noi segnale per terra con una segnaletica non ci mettiamo nulla, poi ha un costo anche irrisorio segnare con una striscia gialla il passaggio pedonale, come si è fatto anche a Colleparco sull'altra via. Via abbiamo De fatto Paolo in via Vinci Guerra, dove abbiamo ovviamente migliorato molto la situazione, dove parcheggiavano ovunque e chi doveva andare a piedi, per esempio la ASL, non sapeva proprio dove passare a piedi, sì, e noi queste iniziative le vorremmo fare, come adesso a Piazza Sant'Anna, togliere il parcheggio delle auto, ma abbiamo anche fino a delle votazioni su Piazza Marti e Piazza Orsini. Insomma, il cittadino deve tornare al centro dell'utilizzo di questa città e in questa direzione stiamo andando. Mi è tornato in mente invece, rispetto al discorso di prima delle multe e anche delle polemiche che spesso sono sorte in merito a questo argomento, il famoso discorso dell'autovelox sulla statale 80, no? Sì. A Piano Daccio, Piano praticamente. Daccio, sì. Qual è lì la situazione? Cioè, continua ad esserci, essere installato lì l'autovelox? Sì, quello è anche una a fare scelta, multe, diciamo. È una scelta che viene fatta da un comitato tecnico che si riunisce in prefettura, che stabilisce quali sono i tratti dove possono essere utilizzati questi mezzi, sì. Non è l'assessore quello di Cito, stabiliamo subito come ci dice l'assessore dove mettere l'autovelox, sono dei comitati sgrava di responsabilità che indicano delle strade particolari, quindi sono dei tratti di strada individuati dalla prefettura addirittura. Però quello comunque è un tratto di strada che nonostante sia è la statale, però è un tratto urbano. Sì, è un tratto urbano, questo dire. Abbiamo già, sì, detto alcune volte in consiglio comunale che ci hanno chiesto, e lì stranamente, come mi dice il comandante, lì qualsiasi momento ci metti l'autovelox, anche se lo stabiliscono, ripeto, da una riunione tecnica in prefettura, sì, proprio i giorni in cui metterlo, lì si continuano a fare molti verbali. Molti verbali. Questo che dimostra? Questo è che comunque i cittadini sono distratti quando portano l'auto, cioè anche che siccome vengono segnalati gli in tutti i modi, sono segnalati, lì è proprio, pare che ci siano 80-90 verbali a pomeriggio, tantissimi, 80-90 verbali. Nonostante cioè, ormai si sappia che lì viene installato l'autovelox. Ma chi è che non sa che lì ci sono autovelox? Sono moltissimi. Assolutamente, certo. Quindi il comandante con stupore suo mi dice, guarda, che lì noi ogni volta 80-90 volte, anche 100 verbali vengono fatti, certo, tantissimi.
Va bene, noi siamo in chiusura, giusto gli ultimi 10 secondi. Lei riuscirà prima della fine del suo mandato a far circolare qualche bicicletta in più e qualche auto in meno in biciclette città? elettriche, Anche, sicuramente, è vero, anche non abbiamo biciclette parlato. elettriche, I monopattini ci sono a perché no, i terra, no? monopattini ci sono, ma Qualcuno sono lo vede, ma non iniziative sono. private di chi se li Oh, compra. cioè, no, per dire Invece se si adesso vedono noi in giro i faremo il monopattini. bike sharing elettrico. Questo Bici elettrico, elettriche. elettrico e sarà leggermente Già sapete diverso. dove ci Sì, saranno dove i punti? metterli, i punti, sappiamo metterli. Non c'è Adesso bici, però. ripete, adesso no, saranno tre punti e saranno i punti nei pressi dei venditori di Teramo di bici al quale daremo in gestione questo servizio. Perché questo? Perché il fallimento dell'altro bike sharing di 10 anni fa è Sì. stato fatto appunto dalla vandalizzazione e dai Sì, grandi sappiamo costi come di sono. manutenzione. Siccome il bike sharing, uno dei costi, i fallimenti del bike sharing dipendono dai costi di manutenzione. Se tu li tieni bassi funziona, se tu per esempio ti vandalizzano le biciclette, il Come è bike sharing successo a fallisce, come è Teramo, insomma. successo. Quindi noi ci siamo stiamo lavorando con i nostri tre venditori. Quindi facciamo una cosa teramana proprio, Quindi avete completamente teramana, individuato perché le attività le che attività che fanno ovviamente di sono in vendita punti e importanti della manutenzione. città, quindi Tre fanno sono la tre gestione e la attività. manutenzione di questi di bici elettriche che avranno il logo del comune di Teramo, saranno riconoscibili. E anche questo poi speriamo di collegarli a piste ciclabili e a corsie ciclabili. Ricordiamo che c'è una differenza tra le piste Ah, ciclabili sì. e le corsie ciclabili. Quella abbiamo visto prima è una Quelle corsia. È famose, una quelle corsia è una corsia ciclabile. dove qualcuno ha detto: ma io non mi restretta la strada, ma guarda che non si restringe la strada perché è una corsia, è una linea tratteggiata. Il codice della strada Eccola qua, la permette di rivediamo nuovamente in chiusura. oltrepassarla. Ecco, Peccato che questa quando siamo stati lì a fare le brava la prima immagini macchina, non la abbiamo seconda trovato macchina un po' biciclette che meno. passavano, perché sarebbe Ecco stato qua. bello vedere come si comportava l'automobile in presenza di una bicicletta. Certo. Avrebbe dovuto comportarsi come si comportava prima quando non c'era la Certo, come corsia, prima, adesso quello dice attenzione, guardate, uguale. andiamo un po' più piano, stiamo Esatto. attenti. La condizione non è cambiata assolutamente. La strada non si è ristretta, ma a me mi ha preoccupato veramente molti cittadini che a prima battuta mi hanno detto: ma la strada si ristretta, quando gli fai capire che la strada dice altro. Vabbè, ma se è lo stesso, no, ma non si ristretta perché se la larghezza era quella di prima, cioè. Va bene, grazie Va assessore, grazie bene, per essere stato con grazie a noi, voi. Maurizio Verna. Noi Grazie a voi. ci fermiamo ancora per l'ultima pausa pubblicitaria e poi torneremo ancora insieme con J-Live. Eccoci di nuovo insieme. L'ultima parte della nostra puntata oggi è dedicata allo sport e perciò accanto a me si è accomodato Matteo Falzon. Ciao Buon Matteo, pomeriggio a te, buon ben pomeriggio a tutti. rivisto. Sport, soprattutto Serie D, anche qualche notizia fresca che riguarda il Teramo Calcio, perché ieri sono stati dei recuperi, quattro recuperi nel girone F di Serie D che hanno visto cambiare comunque la classifica in maniera abbastanza importante. Io partirei proprio dalla classifica aggiornata, così vedendo la classifica ricordiamo anche quali sono stati i recuperi. Innanzitutto il derby tra Notaresco e Vastese è finito 1-1, tra non poche polemiche, tra un po' ne parleremo. Poi la larga vittoria della Recanatese, 4-0 ad Agnone contro l'Olimpia Agnonese, 4 gol messi a segno anche dal Vasto Girardi contro il Castelfidardo per il 4-1 finale. E poi la vittoria del Campobasso 2-1 a Genzano di Roma contro la Cinzia Albalonga in quello che era il match di cartello, il big match classifica alla mano di questa giornata. E quindi questa è la classifica, ancora con i tanti asterischi che caratterizzano le gare Destinate a crescere poi. rinviate, destinate a crescere. Anche qui già abbiamo aggiunto. No, non abbiamo aggiunto nulla ancora, che aggiungeremo domenica, però ieri doveva esserci anche Montegiorgio Giulianova che non si è giocato, ulteriormente rinviato, e domenica non ci saranno Matese Recanatese e aiutami l'altra, Rieti Montegiorgio. Montegiorgio, esattamente, insomma, destinati a crescere questi asterischi. Per il momento il Castelnuovo mantiene ancora la vetta con 25 punti, ma ha giocato tutte le partite, alle sue spalle Campobasso e Rieti con 24, il Campobasso come vedete invece ha due gare da recuperare, così come ne ha il Notaresco, sempre due gare da recuperare, 21 punti per i rossoblù e poi 20 il Cinzia Albalonga, 19 Vasto Girardi, 18 Recanatese, 16 Pineto, 15 Fiuggi e Castelfidardo, 14 Montegiorgio e Vastese, 13 l'Aprilia, 11 il Tolentino, 10 il Matese, 6 punti per il Real Giulianova,
3 per l'Olimpia Lionese e in coda 2 punti per l'Atletico Porto Sant'Elpidio. Allora, poi mentre parliamo rivedremo un po' di immagini, vedremo anche qualche servizio. Ovviamente partiamo da notare Scovastese, Matteo, un pareggio tra le polemiche, dicevo, per come è arrivato il gol del pari della Vastese su un calcio di rigore fuori area, fallo fuori area, perché non so, lo possiamo dire chiaramente perché le immagini lo testimoniano in maniera netta, un abbaglio, un errore della terna arbitrale, eccola qui l'azione incriminata. L'intervento sul giocatore e del replay nettamente fuori area, ovviamente la caduta poi avviene all'interno, ma il fallo, il contatto tra le gambe è avvenuto fuori area. A nulla sono valse insomma le proteste, poi il calcio di rigore trasformato da Martinez, eccolo qui. Aveva segnato per il notaresco nel primo tempo invece Dos Santos il gol del vantaggio. Com'è stata, come dire, accolta questa vicenda, no? Questo errore arbitrale, come è stato accolto in casa rossoblù? Ma partiamo dal assunto che Notaresco ha mangiato, divorato almeno 3 palle gol nitide davanti al portiere. Ha giocato una partita praticamente sotto ritmo contro una Vastese, perché nel pre-gara si era parlato di una Vastese che veniva da 4 incontri negli ultimi 10 giorni, sì. Poteva pagare alla lunga la condizione atletica, di contro il Notaresco invece ha pagato il fatto anche magari di non aver giocato con continuità nell'ultimo periodo. E poi non si capisce mai bene, sì, appunto, chi ne giova o chi ne perde da questi continui rinvii, no, di partite e poi di recupero, ovviamente. Detto questo, la partita si era incanalata bene con il Notaresco, che aveva creato molto nel primo tempo e aveva trovato il gol probabilmente in una situazione più difficile delle occasioni create, con Dos Santos che aveva scagliato questo tiro che aveva sorpreso il portiere sul proprio palo. Poi nella ripresa c'è stata questa occasione, nello spazio di 1 minuto e mezzo proprio sono stati 3, possiamo chiamarli, abbagli da parte soprattutto dell'assistente, il primo assistente, della stessa sezione, tra parentesi, del direttore di gara, Civitavecchia, per un fallo laterale che ha molto fatto arrabbiare il mister Epifani, un calcio d'angolo di fatto, dove non c'era stata assolutamente deviazione. Successivamente è stata quella occasione che abbiamo visto prima, da cui è scaturito il calcio di rigore. È stata anche una condotta di gara che ha fatto inviperire un po' tutta la società, ma anche la Vastese per alcuni falli non fischiati, potevano esserci altri gialli, però all'interno di una partita quella decisione ci può stare, e quella del rigore che lascia veramente molto, anche perché è un episodio decisivo, sì, insomma, dare la massima punizione e poi dalla quale poi è scaturito il gol del pareggio. Abbiamo visto l'occasione prima di Frulla, se non sbaglio, quando si è imbolato, sì, davanti al portiere, ha calciato incredibilmente fuori, e poi questo invece è il gol di Dos Santos. Effettivamente sì, forse l'occasione più difficile, ha scagliato il sinistro che ha superato il portiere della Vastese. Mercato, sì, Vastese, perché più altro riguarda da vicino, perché Obodo potrebbe andare via, l'ex, sì, giocatore, sì, del Sud Tirol, e torna a Vasto un giocatore che a Teramo conosciamo bene come Capitanio, che torna difensore, sì, difensore centrale, Capitanio, sì, assolutamente. Dicevo, le reazioni, esattamente come dicevi anche tu, a fine partita sono state abbastanza veementi, soprattutto da parte della società. Più che altro perché si veniva da una partita, Salvatore Di Giovanni, mm-hmm, che ha tuonato dicendo troppi errori arbitrali contro di noi. E così, insomma, il Notaresco ha già dovuto subire altre decisioni sbagliate finora in campionato? Ma allora, questa è stata un po' lampante, perché è stata vista veramente a occhio nudo in diretta, poi le immagini hanno solo confermato che il fallo era fuori area. L'ultima partita giocata, che era stata la trasferta di Genzano contro Alba Longa, sì, il Notaresco aveva chiuso in 10 uomini, giocato gran parte del secondo tempo per l'espulsione per doppia ammonizione di Marchionni per una simulazione che a posteriori le immagini hanno dimostrato che non ci fosse, anzi sarebbe stato calcio di rigore, e quindi è stato un concatenarsi che alla fine di fatto ha scatenato le proteste, o sì, comunque le proteste, la società che chiede magari maggior rispetto, non favori ovviamente in questo caso per quanto riguarda il... Poi, come abbiamo detto, fermo restando, questa è l'occasione del pieno recupero. Cesario che lambisce il palo da una posizione ghiottissima, tra l'altro Cesario è ancora, come dire, uomo mercato, perché si parla ancora di un Real Giulianova che vorrebbe tentare di riportarlo in giallo-rosso, vedremo insomma cosa accadrà da questo punto di vista. Ricordiamo che il mercato è sempre
in fermento. Non chiuderà come quello dei professionisti lunedì sera. Ecco. Chiude a fine mese, sì, giusto? Sì. Fine febbraio. Mercato in fermento perché lo stesso Notaresco molto probabilmente dovrà trovare un altro difensore, un centrale al posto di Colombatti che ha chiuso la stagione anticipatamente, purtroppo per l'infortunio al legamento crociato. Tal proposito è uscita la notizia proprio negli ultimi minuti. Portaci infatti, qualcosa di fresco. Allora. Si parla di Porcaro, difensore che al Savoia ha poco spazio. Stiamo a vedere le mire, stiamo a vedere le mire della società, soprattutto il DS Paolo D'Ercole, ma si parla in questi ultimi minuti proprio di Porcaro che a Savoia ha poco spazio. Nome caldo per sì. Il Notaresco. Allora, siccome l'hai citato, l'hai nominato proprio Paolo D'Ercole, in quanto anche lui si è espresso ai nostri microfoni ieri al termine della gara in maniera piuttosto risentita, polemica nei confronti della condotta del direttore di gara. Allora, ascoltiamo il DS del Notaresco. Siamo col DS del Notaresco Paolo D'Ercole, la partita con la Vastese è finita veramente da pochi minuti e la rabbia è ancora tanta per quello visto soprattutto nel secondo tempo con la direzione arbitrale, anche le immagini testimoniano il fallo, seppur ci fosse, era fuori area. Beh, io penso che l'hanno visto tutti, penso che la cosa sta diventando un po' troppo continua, gli errori continui e troppo palesi. Non lo so, forse diamo fastidio a qualcuno, non lo so, però non è possibile fischiare un calcio di rigore 2 metri fuori dall'area, non è possibile non fischiarci un calcio di rigore e calciarci un giocatore a giornata prima. Niente, andiamo avanti, adesso dobbiamo essere più forti, quindi significa che dobbiamo giocare 12 contro 11, quindi impareremo a allenarci in inferiorità numerica. Per quanto riguarda la partita, poi si è visto anche probabilmente che la squadra ha risentito del fatto che nelle ultime settimane ha potuto giocare poco. Beh sì, ma tanto oramai il campionato è diventata una sorta di farsa calcistica perché comunque si gioca ogni 3 giorni o una volta ogni 15-20 giorni. Però non deve diventare un alibi, noi siamo forti, quindi possiamo tranquillamente vincere le partite. Poi i gol si fanno, si prendono, si sbagliano. Cercheremo di essere più precisi nelle prossime partite. Grande amarezza, insomma, nelle parole di Paolo D'Ercole, sì, sicuramente contro, diciamo così, gli errori arbitrali, ma si nota un po' di amarezza anche di mea culpa nei confronti degli errori della squadra, no? Dei giocatori rossoblù. Sì, ce ne sono stati almeno 2-3 veramente importanti, quello di Frulla, quello di Cesario nel finale. Sono errori che possono capitare, ci stanno, ovviamente. Però si sono sommati ieri a quello il totale della gara praticamente che ha visto queste occasioni, diciamo ancora questa mancanza di ritmo nel secondo tempo, di fatto la squadra ha attaccato ma con cross in area, senza manovre di gioco, che senza alzare quel ritmo. Probabilmente ieri l'assenza di Marchionni si è fatta sentire più del dovuto perché è il giocatore che può cambiare il ritmo in ogni partita, però una squadra ovviamente che vuole ambire comunque a una alta classifica non può prescindere da un giocatore solo. Assolutamente. Allora, tra un po' parleremo anche delle altre partite che si sono disputate ieri. Apriamo invece una parentesi per continuare a parlare di mercato sulla C e sul Teramo in particolare, perché oggi ci sono 2 notizie ufficiali. La prima riguarda il passaggio in prestito di Pietro Cianci al Bari con contestuale rinnovo di contratto fino al 2023 con la società biancorossa. Cianci era a Potenza, era in prestito al Potenza, aveva fatto una grande prima parte di stagione che se non sbaglio 10 gol ha messo a segno e adesso è passato al Bari, dunque con l'accordo di tutte le parti in causa, Potenza stesso e forse mi spiace per Potenza loro, sarà diciamo, è stata la parte meno coinvolta diciamo, di tutta quanta la vicenda. Il Teramo, il Bari, anche il Sassuolo che mantiene ancora un diritto di recompra sul giocatore che può esercitare a fine stagione, pare si parte insomma di una cifra intorno ai 500.000 euro che potrebbero finire nelle casse del Teramo in caso appunto di cessione al Sassuolo, di ritorno al Sassuolo del giocatore. È un giocatore comunque appetito anche da tanti altri club perché purtroppo a Teramo non è riuscito ad esprimere il suo potenziale né l'anno scorso nella prima parte di stagione e né quest'anno praticamente il campionato non l'ha iniziato direttamente a Potenza, però sta facendo molto molto bene appunto del nuovo mercato per i biancorossi, se lo ritroverà sabato contro il Teramo perché ci sarà Teramo Bari alle 15 e ricordiamo che Cianci ha già segnato a Potenza all'andata in Potenza Teramo, insomma, sì. Quindi tutti gli scongiuri del caso da parte dei tifosi
biancorossi in questo caso. Tanto questo rinnovo denota che la società crede fortemente nel giocatore, pur non avendolo di fatto utilizzato poco comunque. Il Potenza perde un grande attaccante, perché 10 gol, la squadra di Capuano sicuramente va a perdere un grande terminale offensivo nella lotta per la salvezza. Il Bari di contro, che ha fatto due uscite da un punto di vista offensivo come Simeri e Montalto, guadagna un giocatore che per la categoria è sicuramente importante. Esatto, e poi Ciancia, un nome meno roboante ma più di categoria, insomma. Ciancia aveva il sogno di giocare Bari, la squadra della società. Certo. Il Sassuolo di contro potrebbe fare un'altra operazione alla Caputo, che è di Altamura, magari prendere fra qualche anno e far giocare ad alti livelli anche Ciancia, far esplodere Ciancia anche in altre categorie. L'altra ufficialità di oggi è quella dell'arrivo in prestito dal Monza di Luca Lombardi, giovane centrocampista, classe 2002, giovanissimo veramente, che l'anno scorso ha giocato in Serie D alla Recanatese. Sì. E si è messo in mostra lì, tant'è che poi ha preso il Monza di Berlusconi e Gagliani, e arriva adesso a Teramo, un giocatore che era nel mirino, insomma, della dirigenza, in particolare del DS Sandro Federico, appunto già dall'anno scorso lo aveva seguito. Ed è un altro innesto in prospettiva, è un ragazzo cresciuto nelle giovanili dell'Ancona, ovviamente classe 2002, dunque 19enne praticamente, è già a disposizione appunto della squadra di mister Massimo Paci. Si unisce questo arrivo a quello invece già ufficiale da un paio di giorni di Davide Venturini, terzino destro, ex biancorosso, stagione 2015-2016 senza mai aver giocato, poi Pescara, invece diverse presenze in Serie B l'anno della promozione con Oddo, in A, e anche tre presenze in A, poi è tornato in Lega Pro praticamente, ha giocato a Fano con Epifani in panchina, tra l'altro, e arriva in un ruolo scoperto a Teramo, quello di terzino destro, e quindi permetterà a Paci di liberare nuovamente Costa Ferreira. Vedremo quali saranno le scelte di sabato, no? Però era un innesto necessario in quel ruolo da parte del Teramo. Non a caso Paci nelle ultime settimane ha puntato molto il dito dicendo noi perdiamo molto facendo arretrare la posizione a Costa Ferreira, però dobbiamo fare necessità virtù. Poi tra parentesi, infortunio di Lasic, la squalifica di Diachité nell'ultima partita giornata, appunto, a Palermo, quindi ha dovuto comunque giocare Costa Ferreira in posizione arretrata. Lombardi invece è un giocatore di grande talento che Paci conosce non tanto per averlo allenato, ma perché due anni fa, prima dell'esperienza di Forlì, comunque ha guidato una squadra del campionato di Serie D del girone F, dove c'era Lombardi che già era alle prime armi, quindi è un giocatore che magari lui ha potuto vedere da vicino. Beh, e va comunque a rinforzare. Ci dai anche questa ulteriore informazione di carriera da parte di Lombardi, è un corregionale di Paci, sì, uno che anche ha avuto già in squadra. Vedremo insomma che tipo di spazio riuscirà a ritagliarsi. Torniamo invece in D, ritorniamo alle partite di ieri, ai recuperi. Quale di questi risultati ti ha sorpreso maggiormente? Abbiamo detto, Recanatese ha vinto 4-0 ad Agnone dopo aver perso domenica a Castelnuovo, Vasto Girardi di Castelfidardo 4-1, e poi il Campobasso che ha vinto questa gara molto molto complicata sul campo difficile come quello del Cinzia Albalonga. Beh, questo ultimo è stato il risultato sicuramente poco pronosticabile, non tanto per la forza del Campobasso, ma quanto per aver visto poche settimane fa proprio il Cinzia Albalonga, che sul proprio campo è una squadra rognosa. Invece la doppietta di Candellori ha spianato la strada al Campobasso, con mister Cudini che dopo il pari col Giulianova probabilmente si è fatto sentire, quindi sono tre punti secondo me pesantissimi per il Campobasso, che domenica andrà a far visita al Porto Sant'Elpidio. Molti dei giocatori attualmente in rosa con il Campobasso sono di casa lì, perché il mister Cudini è di Porto Sant'Elpidio, Candellori comunque hanno giocato anche lì, e tra l'altro sarà un testacoda praticamente del campionato. Sicuramente questa è la vittoria. Altre vittorie no, perché la Recanatese sul campo agnonese ha dimostrato la propria forza. L'Agnonese è in ritardo e continua a non avere continuità. Probabilmente nelle proporzioni invece il risultato, quello del Vasto Girardi, probabilmente ha sorpreso, perché il Castelfidardo veniva comunque da 4 pareggi per 1-1, una squadra capace di fermare la Recanatese, il Campobasso, la stessa Vastese. Sì. Però il Vasto Girardi è una squadra che quando gioca sa fare male, infatti per il Notaresco domenica un altro impegno difficile, in altura, tra parentesi, che si gioca a quota 1.300.
E quindi c'è il capocannoniere, l'albanese Mercalli, con 9 gol, c'è l'ex Mele, sì. Quindi è una squadra davvero temibile. Allora, non abbiamo il tempo di vedere il servizio tra, di Cinzia Albalonga Campobasso, però possiamo vedere sicuramente invece quello tra appunto Olimpia Agnonese e Recanatese. Dicevi di questo riscatto, pronto riscatto della Recanatese di Giampaolo dopo il KO di Castelnuovo. Andiamo a vedere le immagini della partita. Al Civitelle l'una di fronte all'altra, le squadre del gruppo F ad avere il numero più corposo di recuperi sul groppone, Olimpia Agnonese e Recanatese, Molisani a caccia del primo successo in campionato dopo il buon pari con l'Albalonga, non sono da meno le ambizioni dei leopardiani, delusi ed amareggiati per il KO rimediato allo scadere nell'ormai fatale domicilio del Castelnuovo Vomano. Nel corso della fase di riscaldamento nelle fila locali si infortuna Sgambati, accaduto che gli comporta l'esclusione dall'11 di partenza, al suo posto Pier Giulio Litterio, arbitra il signor Dorillo della sezione di Torino, cronaca inaugurata dagli ospiti, incursione di Cursi dalla destra per il taglio sul primo palo di Pera che la gira sul fondo. Alla 21esimo punge la Recanatese, Liquori illumina Cursi che con un leggero piatto destro marca l'1-0. Tommaso Cursi si tratta di un'interessante classe 2003 alla prima gara da titolare. Alla 29esimo Pera calcia da fuori, Landi respinge a mano aperta ma non riesce ad evitare il raddoppio marchigiano, episodio che nuoce al portiere Granata il quale accusa fastidi alla mano. Il tutto o forse in parte si risolverà di lì a pochi istanti dopo l'intervento dei sanitari. 35esimo offensiva locale da Marfella a Craina, azione che volge al suo epilogo con il mancino di Di Lollo che sorvola la traversa. Pericoloso ancora il team di Giampaolo, Pezzotti disegna per la testa di Pera che stacca nel cuore dell'area di rigore, ma trova la risposta di Landi, prima frazione che si chiude con una conclusione dell'attaccante agnonese Craina che difetta nella mira. Contributo tecnico di Antonio Di Perna per addentrarci nella seconda parte della sfida, calcio piazzato in favore dei molisani, stacca più in alto di tutti Craina ma trova i guantoni di De Chirico. Al decimo i canarini si concedono il tris, Liquori col contagiri per il tentativo aereo vincente di Scognamiglio, il suo primo gol in campionato vale lo 0-3. Dopo due assist, Liquori prova a prendersi anche la soddisfazione personale del gol. Landi smanaccia in corner, continua a giocare sul velluto la formazione giallorossa. Pezzotti premia l'inserimento di Piccioni, su alla marcatura che consente alla Recanatese di stendere sul tavolo le carte di un regolare poker. Alla mezz'ora di nuovo alla ricerca della gioia personale Liquori, questa volta sfiora per questione di centimetri. Nel finale si rivede Lagnone dalla sinistra a Mozzù per la battuta del neo entrato Lombardi. De Chirico arpiona docilmente, la Recanatese torna alla vittoria in maniera convincente, prosegue la scalata nelle zone nobili della classifica. Agnone che deve buttarsi il KO alle spalle e pensare alla trasferta di Fiuggi. E quindi questa è la vittoria della Recanatese, abbiamo visto insomma con una certa facilità sul campo, come dicevi tu Matteo, di un Agnonese ancora in disarmo in questa fase. Continuiamo col mercato, con le notizie di mercato, perché abbiamo anche da dire l'ultimo colpo del Pineto, che ieri ha ufficializzato l'ingaggio del difensore, giovane difensore Leonardo Mastrippolito. Vediamo proprio le immagini che ci ha fornito l'ufficio stampa del Pineto. Ecco qui il giocatore abruzzese, se non ricordo male, di Guardia Grele, è un classe 2002, quindi molto molto giovane, ma che ha già praticamente alle spalle lo scorso anno un campionato da protagonista con i Bisceglie. Quest'anno poi era svincolato e quindi il DS Gianmarino ha raccolto, come dire, ha sfruttato l'opportunità, l'occasione per metterlo sotto contratto. Questo è proprio il momento della firma, con la telecamera che zoomma, proprio a zoomare sulla penna stretta dal giovane Leonardo Mastrippolito. Credo che sia almeno insomma il cambio di Nicolao, sì, andato via qualche giorno fa. Adesso si attende anche il cambio di Tomassini per l'attacco, no, del Pineto. Rispetto a Nicolao, ringiovanita la rosa sicuramente, c'è una differenza di età importante tra i due giocatori. Per Tomassini si sono fatti diversi nomi, è rimbalzata la voce anche di un ritorno a casa di Rocco Costantino, che attualmente sarebbe clamoroso per tanti motivi. Intanto perché Rocco Costantino è al Modena, in una squadra che tra l'altro si primeggia nel girone B di Serie C, perché ha tante offerte,
anche in Serie C, e perché comunque togli Tomassini per prendere un giocatore così, veramente allora riesci a fare il salto di qualità in casa Pineto. Ma si sono fatti anche altri nomi, si è parlato di Ricciardo, ex Palermo e Cesena, sì. Si è parlato di il vero obiettivo era Gonzales, attaccante cubano del Casarano, che però dopo una iniziale apertura ha provato a fare resistenza e infatti la trattativa ancora non si è sbloccata. Staremo a vedere, più che altro passano i giorni, di fatto Nicolao e soprattutto Tomassini sono già andati via e credo abbiano già esordito con le nuove maglie, e quindi Tomassini è andato al Gavorrano, sì, Gavorrano. Sì, Gavorrano. Per quanto riguarda appunto il campionato, il Pineto che viene da un paio di partite saltate a causa Covid, domenica tornerà in campo. Andiamo a vedere già, sì, direttamente la grafica con le partite del prossimo turno, le partite di domenica in Serie D, così entriamo già in argomento. Si ritrova solo davanti con Olcese, di fatto Ciarcelluti ovviamente, però la vera punta al momento è Olcese. Sì. Eccolo qui il quadro appunto di domenica, la 14ª giornata, con le due gare già rinviate di cui abbiamo già parlato, Recanatese Matese e Rieti Montegiorgio, quindi stessa Recanatese che purtroppo non trova continuità, torna, no? A 5 gare e torna a 5 asterischi a 5 gare da recuperare, non trova continuità. Questa sottolineava volta ieri nell'intervista a Paolo D'Ercole, quella abbiamo sentito prima, l'ha chiamato un campionato farsa, quantomeno nelle modalità di svolgimento, insomma, no? Perché così purtroppo due, tre, anche quattro partite rinviate ogni domenica. Su 18 squadre parliamo di solo due squadre, Castelnuovo, esatto, e Rieti, che hanno un numero pari di partite, ovvero 13 gare giocate, e le altre chi 2, chi 4, chi 5 gare da recuperare. Altro, questa volta diciamo però che sì, la Recanatese non c'entra, no. Di fatto i focolai sono in casa Matese e in casa Montegiorgio. Tolentino Castelnuovo, tra l'altro Tolentino come sta invece? Perché anche lì c'era una situazione di focolaio, di contagi Tolentino Covid. Tolentino, situazione nettamente migliorata, potrebbero mancare solo due elementi del gruppo squadra, okay, però stiamo parlando di... Non dovrebbe essere a rischio la partita, no, 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 insomma. Il Notaresco appunto sul campo del Vasto Girardi, come abbiamo già detto, nel tentativo di scrollarsi di dosso anche l'amarezza di questo pareggio di ieri, ma non sarà facile contro la formazione di Mister Prosperi. Il Real Giulianova di Bitetto, ecco, che ha esordito con questo pareggio 0-0 a Campobasso. Ieri non ha recuperato più la partita contro il Montegiorgio e ospita un Castelfidardo che ieri invece ne ha presi 4 proprio dal Vasto Girardi, che potrebbe essere una buona occasione per centrare la prima vittoria al Fadini. Sicuramente il Giulianova nell'esordio di Bitetto a Campobasso ha dimostrato compattezza. Ovviamente i problemi restano, problemi di organico, problemi in avanti di una squadra che ha segnato solo 3 gol, non ha ancora segnato al Fadini, dove ha trovato un solo punto nelle gare conquistate. Si vociferava anche di un possibile passaggio per le gare interne al campo Castrum, staremo a vedere, tenendo anche presente una che poi, migliore qualità del sì, terreno di gioco, del fondo. Tenendo proprio presente che la D il 3 febbraio, mercoledì, torna in campo. C'è un turno infrasettimanale. E anche la C. Anche la C, tra l'altro il Teramo però gioca martedì sì, 2 a Foggia, diciamo Tour de Force appunto, sì, no? Che complica tantissimo anche i piani di recupero delle partite lasciate alle spalle, lasciate indietro. Però forse si va a decadere quel discorso che facevi in apertura della mancanza di ritmo, perché stai sempre fermo, poi dove si va a parare bisogna sempre vedere. E vabbè, partita per partita. Perfetto, noi siamo davvero in conclusione, grazie a Matteo Fazzon per questo momento in compagnia parlando di calcio. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento è alle 19 con la seconda edizione di J News, mentre J Live torna domani sempre in diretta alle 15:30. Grazie per l'attenzione e arrivederci.